ultima edizione di Stadionese Studio Marco Cullà. Giorgio Perinetti, responsabile dell'area tecnica Tel Palermo, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato del rapporto tra Giampaolini e gli allenatori. Credo che abbia avuto i più grandi allenatori e dirigenti italiani, penso a Marotta, Spalletti, Ventura, Rossi, Guidolin. È un presidente appassionato, sopporta male la sconfitta e vuole vincere, ha reazioni forti a caldo, però ci dorme sopra, e lunedì è un presidente normalissimo. Gattuso è stato sfortunato, non aveva esperienza e ha perso 3 partite sfortunate con l'Empoli per 1:10, con lo Spezia la nostra miglior partita, e Giampaolini però ad assumersi le responsabilità al momento di comunicare le sole. È previsto nella giornata di oggi l'incontro tra Palermo e Varese per verificare la possibilità di rilevare il cartellino di Achraf Lazar. Oggi le due parti possono giungere ad un accordo dopo che diversi club di A che si sono avvicinati hanno dovuto mollare la presa. Doppio allenamento ieri per il Palermo, che sta preparando al meglio la sfida contro il Modena di sabato. Al mattino Iachini ha diviso la squadra in 2 gruppi che hanno alternato lavoro in palestra e esercitazioni tattiche. Nel pomeriggio rosanero, dopo aver iniziato la seduta con dei torelli a gruppi, hanno svolto lavoro tattico a tutto campo e concluso l'allenamento esercitandosi sui tiri in porta. Sorrentino ha lavorato regolarmente in gruppo, riatletizzazione invece per Belotti. Claudio Terzi, sala stampa, è pronto per un girone di ritorno ad alti livelli. Sentiamo. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto anche meno di quello che ci aspettava come sosta d'accordo con la società e col mister, perché siamo concentrati sul nostro obiettivo e vogliamo ripartire subito con una vittoria, quindi ripartire nella maniera migliore come abbiamo concluso, diciamo, il girone d'andata. Il Palermo continua a lavorare sul mercato, soprattutto sul fronte cessioni. Con gli acquisti di Maresca e Vitiello, i rossa si ritrovano a dover liberare almeno 2 posti nella lista da presentare entro il 5 febbraio. Sono 4 i giocatori in uscita. Si tratta di Aronica, Struna, Lores Varela e Franco Vasquez. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.